Ciao a tutti! In questo video continuiamo i nostri video invernali. Avevo fatto un video sulla Siberia l'altra volta e ora, prossimamente, non so se prima di questo video o dopo uscirà anche una ricetta di una zuppa siberiana, quindi andate a vederlo. Se esce prima vi lascio qua il link, o forse esce prima questo video, vediamo. E oggi parliamo della ferrovia transiberiana. In russo la accorciano anche come Transsib, in russo sarebbe Transsibirskaya железнодорожная магистраль. E se vi piace questo tipo di video, iscrivetevi al canale, mettete like a questo video e cliccate sulla campanellina per non perdere le novità e seguitemi su altri social. Ho un canale Telegram e ho anche un profilo su Instagram e quindi e TikTok. Vabbè, tralasciamo il TikTok, lasciamo perdere. Transib. Il suo nome storico è Veliki Sibirski Put, sarebbe la Gran Via Siberiana, mentre adesso si chiama Transsibirska Železnodorožna Magistral, sarebbe la strada transiberiana sulle rotaie, no? Di ferrovia, no? La strada ferroviaria siberiana, ecco. È la ferrovia che attraversa l'Europa orientale e l'Asia settentrionale in territorio russo, collegando le regioni industriali e la capitale russa Mosca con le regioni centrali della Siberia e quelle dell'estremo oriente russo. Il risultato della costruzione della ferrovia transiberiana fu l'opportunità che si presentò nel 1905 per la prima volta nella storia dell'Eurasia di viaggiare in treno senza utilizzare i traghetti delle coste dall'Oceano Atlantico alle coste dell'Europa occidentale, l'Oceano Pacifico a Vladivostok. La Transiberiana collega la parte europea, gli Urali, la Siberia e l'estremo oriente della Russia, i porti russi occidentali, settentrionali e meridionali, nonché gli sbocchi ferroviari verso l'Europa da un lato con i porti del Pacifico e gli sbocchi ferroviari verso l'Asia dall'altro lato. Quindi potete capire che è una via, è una strada, una ferrovia veramente particolare. E se vogliamo darle una definizione, diciamo, per intenderci, è una crociera via terra però. Guidare lungo la Transiberiana è come leggere la Guerra e Pace. Qualcuno che ha fatto la ferrovia transiberiana lo dice. Chi ha fatto questo viaggio dice come leggere la Guerra e Pace di Tolstoi. Due treni vanno a Vladivostok da Mosca, uno marchiato che dura 6 giorni, il secondo 7 giorni. Nella prima ci sono tutte le comodità, cioè, l'importante è che assicurarsi il treno passi da Baikal durante il giorno, perché così potete vedere il lago durante il giorno. Fate conto che passa per il lago tipo un giorno solo, si vede il lago nel senso. E mezza giornata praticamente passa per il lago e dice che è una delle cose più belle in assoluto. La cosa più bella in realtà penso che è il momento dell'arrivo, perché passano 7 giorni più poi l'ultima stazione e quando esci di te, di fronte a te trovi l'Oceano Pacifico, quindi comunque è un'esperienza davvero incredibile. Un'altra forte impressione è attraversare i fiumi. Ce ne sono tanti, ce ne sono dei fiumi veramente grandi come Volga, il fiume più grande d'Europa, Irtysh, Obi, Yenisei. Il treno attraversa anche la cresta centrale idroelettrica di Bratsk, attraversa Lena, il fiume Lena, anche se nella parte più stretta di questo fiume, il gigantesco ponte sulla Mur a Khabarovsk. Quando fu aperto nel 1913 era un miracolo tecnico, veramente. In un certo senso uno dei simboli della Russia, perché è l'ultimo oggetto eretto durante la costruzione della Transiberiana. Abbiamo visto nel video sulla Siberia la questione dei ponti, no? Il treno considerate come se fosse un hotel, praticamente, perché c'è tutto, ci sono le fermate, ma c'è anche vagone ristorante, c'è docce, cabine doccia, ci sono bagni, lavandini, insomma, tutto l'occorrente necessario per viverci, come se fosse una crociera in sostanza. Dagli anni 60 agli anni 70 la ferrovia è diventata uno dei simboli turistici della Russia, effettivamente i turisti amano questa cosa. Anche all'epoca imperiale i turisti stranieri lo percorrevano negli anni 20 e il loro numero fu poi reintegrato dalla prima celebrità. Si dice, ci sono dicerie, che è venuto un esploratore del Polo Nord, Roald Amundsen,
che è cresciuto dagli anni 60 il numero di turisti, appunto VIP, e che Fidel Castro ha fatto la ferrovia transiberiana. Dicano così, negli anni 70 David Bowie ha fatto, giravoce che addirittura a Vladivostok lui suonava come musicista di strada. E dagli anni 2000 è passato anche uno scrittore brasiliano, Paulo Coelho, che ha dedicato il romanzo Alep alla transiberiana. Dice che appunto lui abbia fatto la ferrovia transiberiana. I treni sono partiti su Transip 21 ottobre 1901. Ce ne sono vari percorsi, c'è quello attuale, diciamo moderno, meridionale, settentrionale e quello storico. Noi poi vediamo un po' le tappe, no? Da Ulan-Ude si diparte anche verso il sud la ferrovia transmongolica. Esiste anche questa a binario unico, non elettrificata, che attraversa la Mongolia e si connette alla rete cinese, permettendo di arrivare fino alla Cina, fino a Pechino. E diciamo che la Transiberiana in sé, il tempo medio di viaggio da capolinea a capolinea è di una settimana. Il treno percorre a una cadenza giornaliera, effettua 157 fermate e attraversa 7 fusi orari diversi. Il treno più veloce della ferrovia Transiberiana è Rassia, treno Rassia, con diciamo che comunque treno più veloce, sempre in 6 giorni, 1 ora e 59 minuti, e passa a 64 km/h, quindi comunque non è che va velocissimo, ecco, non è freccia rossa per intenderci. L'unica stazione di marmo al mondo è Slovjanka 1, si trova sulla Transiberiana, stazione di marmo interamente. Il prezzo del biglietto, diciamo, è influenzato sicuramente da come si desidera vivere il viaggio. La Transiberiana e la Transmongolica sono percorsi di due tipologie di treni diversi. Ci sono treni standard che percorrono la tratta e treni di lusso privati particolari. In primo caso, ovviamente, chi decide di fare wild, no? La ferrovia Transiberiana con un treno normale, diciamo statale, ecco, po costerà pochissimo in realtà, perché però bisogna ovviamente avere un forte spirito di adattamento, un spirito di avventura, perché le condizioni di viaggio non saranno semplici, non sarà sicuramente una crociera quella, ma sarà un'avventura autentica però, molto autentica, e penso anche forse è quello dove ti senti più parte del sistema, del panorama, della società e di tutto. Perché i viaggi in treno sono molto interessanti. Io ho sempre amato viaggiare in treno, ma non pensate ai treni italiani, però è tutto un altro vivere, è tutto un mondo a parte, è come se fosse davvero un tipo di albergo, come se fosse un camper in un certo senso, no? Sulle ruotaie. Il prezzo per quei treni che costano poco, solo andata, potrebbe costare anche circa 170 euro in terza classe, per esempio, intorno ai 300 in seconda classe e oltre 728 euro per un viaggio in prima classe, che comunque non è così, considerando che bisogna stare lì 7 giorni. In alternativa si può sborsare minimo 5.000 euro minimo per viaggiare a bordo di una delle linee private di lusso, veri e propri hotel su rotaie, dove tutto è servito, ogni tipo di comfort, wifi, elettricità, batterie, cose, caricabatterie, ristorante, pranzo, colazione, cena, eccetera, eccetera. Si attraversano, anche lì comunque ci si può fermare, si può uscire, si può fare le soste, fermarci, fare un giro, ritornare, entrare, eccetera, eccetera, una cosa molto interessante. Va chiaramente pianificato molto bene che tappe si potrebbe fare e altri meno. Chiaro che 150 stazioni non si può uscire, secondo me è fisicamente impossibile uscire su 150 stazioni, però insomma quelle un po' più caratteristiche si può uscire, faranno più fermate, e più fermate faranno ovviamente più il prezzo salirà, perché anche lì. Comunque io sono andata a vedere in quelle super treni extra lusso hotel, dai 5.000 a 10.000 euro costa in totale il viaggio, insomma, quindi comunque tanto. E ovviamente lì si può uscire e entrare con un biglietto unico. Cioè. Allora, vediamo le tappe più interessanti da Transiberiana e quelle dove le persone si fermano di più, dove vanno più indagare, poi da lì uno decide come vuole fare. La prima tappa ovviamente è Mosca, da dove si parte, la capitale della Russia. Non mi soffermo più di tanto, è il punto di partenza. È chiaro che capitale della Russia, Mosca è Mosca, sapete come città, ne conosciamo bene, no? Un po' Mosca. Un'altra tappa, subito tra 4 ore e 3 minuti c'è Yaroslavl. Il treno da Mosca parte dalla stazione appunto ferroviaria che si chiama Yaroslavski
E c'è la gloriosa città di Yaroslavl, è una delle prime fermate del percorso, in realtà, la città molto antica, russa, slava, fondata dal principe Yaroslav il Saggio nel 1010. Yaroslavl è la capitale, diciamo così, dell'anello d'oro che conoscete, ne abbiamo fatto, se volete faccio un video su anello d'oro, popolata da centinaia di chiese, monasteri ortodossi, una città antica, slava, autentica. Museo, c'è il museo di Yaroslavl, c'è ex monastero Spas Preobrazhensky, e la cattedrale principale che guarda anche lo stemma vivente dell'orso Yaroslavl Masha. Insomma, Yaroslavl è una delle città sicuramente da visitare perché è autentica slava, molto russa. Un'altra tappa è Kazan, è capitale della Repubblica di Tatarstan. Kazan è una delle città più antiche della Russia, situata sulle rive del Volga, a 820 km da Mosca. E ce ne sono rappresentanti di 115 nazionalità, più del 50% della popolazione è tartara. I russi sono al secondo posto in termini di numero. Il russo e il tartaro sono due lingue di stato uguali, uguali diciamo come diritti. Il Tatarstan è una repubblica laica con oltre 1000 associazioni religiose registrate. L'Islam, l'ortodossia sono più diffusi. Kazan ha il tutto, tutto. È veramente una delle forse poche città al mondo multireligiose, multietniche, multiculturali, dove c'è questa pace tra tutti, in sostanza, no? Hanno moschee, templi, chiese ortodosse, chiese cattoliche, sinagoga, altri edifici, centri religiosi, c'è anche una chiesa che unisce tutte le religioni del mondo, insomma, una città particolare, modernissima, super efficientissima, super investimenti ce ne sono state fatte tante, è veramente una delle città più belle della Russia adesso considerata. Città dei turisti, nel 2014 il sito nazionale TripAdvisor ha incluso Kazan nella classifica delle destinazioni turistiche in più rapida crescita. E ogni anno vengono più di 1 milione di turisti, è terzo posto in Europa e l'ottavo posto nel mondo. E ce ne sono tantissimi tour, attrazioni, escursioni, emozioni e anche i dintorni sono molto molto belli. Capitale della Repubblica Tatarstan. Tanto poi faremo Tatarstan nelle Repubbliche Russe. Un'altra tappa sicuramente da fare è Perm. È sia una grande città industriale che anche un centro culturale degli Urali. C'è un famoso teatro dell'opera, del balletto, un grande teatro drammatico. Col nome inaspettato Teatro, c'è anche il suo museo di arte contemporanea che si chiama Perm, creato nel 2009. Si può fare un giro su una nave lungo il fiume Kama, scattare foto sull'argine e sullo sfondo del biglietto da visita della città. Ah, poi lì a Permia c'è una scritta famosa, no? Della diciamo Land Art, la chiamano, di Boris Matrosov. Dove poi ve la metto nelle foto, c'è scritto «Счастье не за горами», «La felicità non è lontana» o «Non è dietro ai monti», insomma. Una cosa interessante per fare un selfie lì. Poi un'altra tappa è Yekaterinburg. Yekaterinburg è la capitale degli Urali, la città industriale con più di 1 milione di abitanti, è luogo di nascita anche del primo presidente della Russia, Boris Yeltsin. E ce ne sono varie musei, monumenti, c'è un monumento chekista, un blocco di edifici residenziali e ostelli costruiti negli anni 20 e 30 nello stile di costruttivismo, chi non conosce questo stile sovietico, diciamo. Ecco, una città anche quella da visitare sicuramente. Un'altra tappa potrebbe essere Tiumen, una delle famose. Tiumen è considerata anche un centro petrolifero della Russia, allo stesso tempo la città è stata più volte riconosciuta come la più comoda per vivere in campagna. Qui devi camminare lungo l'argine del fiume Tura, cavalcare le attrazioni del City Park of Culture and Leisure e vedere anche il monastero della Santissima Trinità e la cattedrale Znamensky, costruito in un insolito stile barocco siberiano. A proposito di studi, c'è un'università molto progressista a Tiumen dove molti stranieri studiano e insegnano, veramente famosa. A 2 ore di macchina da Tiumen si trova l'antica Tobolsk, che era una roccaforte per lo sviluppo della Siberia, c'è persino anche un cremlino di pietra, quindi assolutamente da visitare. Un'altra città è Omsk, c'è Tomsk e c'è Omsk. Omsk è conosciuto in tutto il mondo perché Fyodor Dostoevskij ha trascorso 4 anni di esilio lì. Alla sua memoria è dedicato il museo letterario cittadino che studia l'eredità degli scrittori siberiani.
Omsk ha anche una metropolitana unica, la più corta al mondo, ha una sola stazione. Qui ci sono delle partite di hockey, di Continental Hockey League, la squadra locale Avangard, che è uno dei club più forti del paese, gioca anche tanto, insomma, a livello mondiale, molto famosa. Un'altra tappa è Novosibirsk. Novosibirsk è considerata la capitale di... Indovinate un po', della Siberia, esatto. Novosibirsk è la città che è stata fondata proprio come il punto sul percorso della ferrovia transiberiana in costruzione, quindi una città, diciamo, nuova, possiamo dire, costruita recente. E anche prima della città stessa, qui fu eretto un ponte sul fiume Obi, e anche che si trova anche sullo stemma di Novosibirsk. E siccome la capitale della Siberia, appunto, è una città con oltre 1 milione di persone, con tantissimo divertimento, cose da fare, sport invernali, musei, teatri, grandissimo zoo, grandissimo circo, cattedrale Aleksandra Nevskava in mattoni rosse, ed è, cioè, veramente bellissima da vedere. In più, vogliamo parlare del fascino siberiano, quando c'è l'inverno, la neve, gli alberi di Natale, eccetera. Un'altra città è Krasnoyarsk. Krasnoyarsk, si può sentire appunto anche lì tutta la potenza della Siberia. Ci sono lunghi viali, vasti spazi, il grande fiume famoso Yenisei. Luoghi di interesse sono raffigurati sulla banconota da 10 rubli. Qui vale la pena visitare il museo di storia locale, il centro museale, c'è anche l'arte moderna che è combinata con l'arte sovietica. Tra i due edifici si può passeggiare sull'argine di fiume Yenisei e ammirare i ponti sul fiume. E non lontano dalla città c'è anche una riserva naturale unica, protetta. Irkutsk capita in mezzo, diciamo, alla strada, ed è la città di famose decabriste. Decabristi si chiamavano, partecipanti alla rivolta contro l'autocrazia del 1825 nella piazza del Senato a San Pietroburgo. Stavano scontando appunto il loro esilio, questi decabristi. A loro è dedicato anche un museo storico, memoriale in città. E l'attrazione principale per cui vanno a Irkutsk è ovviamente il lago Baikal, il punto più costiero più vicino è a un'ora di macchina dalla città. E lago più grande del mondo, lago più pulito del mondo, lago più profondo del mondo. È veramente bellissimo sia in inverno che in estate, che non c'è confine. E appunto se il treno passa di giorno, mezza giornata solo passa per lago, dice che è una delle tappe più belle in assoluto. Ulan Ude, anche Ulan Ude, quando andate ad Ulan Ude, lo vedete dal finestrino Irkutsk Ulan Ude, la strada proprio costeggia tutta la riva del lago, facendo anche soste per 2 minuti. È la capitale di Buryatia. Questa sarà probabilmente la parte più avventurosa del viaggio, perché è una zona al confine con la Mongolia. È nota per le sue antiche tradizioni buddiste. Non lontano dalla città si trova un importante centro buddista, i Volginsky Datsan. A Ulan Ude anche la cattedrale ortodossa. C'è anche una cattedrale ortodossa, è più simile però sempre a un tempio buddista, una cosa interessante. E c'è anche un insolito monumento, indovinate a chi? Vladimir Lenin, sotto forma della sua enorme testa. Siamo al sesto giorno e siamo a Khabarovsk, un'altra tappa, altre 14 ore, siamo già a Vladivostok. Nel frattempo la capitale del territorio di Khabarovsk è dell'estremo oriente russo. La città si trova sul fiume Amur, vicino al confine proprio con la Cina. Un ponte di 3 km attraverso il fiume, popolarmente chiamato Miracolo dell'Amur. A proposito di a 75 km da Khabarovsk, vive in un villaggio il popolo locale Nanai. Sono state trovate anche varie sculture in pietra, che risalgono anche a 12.000 anni avanti Cristo. Ed è anche questa una tappa molto bella. L'ultima tappa del viaggio è Vladivostok. Come in qualche video avevo già detto, Vladivostok si traduce come Vladei Vostokom, cioè lo possiamo dividere, diciamo, in due pezzi la parola Vladei Vostokom, ed è domina l'Oriente. È una città portuale, un centro amministrativo, culturale ed economico di Primorsky Krai, si chiama, e del distretto federale dell'estremo oriente.
La città è anche il più grande centro scientifico ed educativo della regione dell'Estremo Oriente. Vladivostok si trova sulla penisola Muravyov-Amursky, è bagnata dal Mar del Giappone su tre lati. Lo stretto del Bosforo orientale collega due baie, Amur e Ussuri. E ovviamente Vladivostok è la tappa, penso, più particolare per gli italiani, perché una volta che abbiamo attraversato il tutto ci si ritrova davanti all'Oceano Pacifico, il Mar del Giappone. Vladivostok è come se non è Russia, come se tutto un altro paese, cioè in realtà ogni repubblica, ogni tappa ha un suo perché e come se in un altro paese vi ritrovate, cioè è così incredibile, ma Vladivostok ha un suo perché perché loro sono veramente vicini alla Cina, al Giappone e per loro è proprio normale andare a comprare la macchina in Giappone, andare a studiare in Cina o in Giappone, fare scambi commerciali, hanno tanti ristoranti cinesi, giapponesi, autentici, quindi comunque sono proprio collegate strettamente, no? In questo senso. Questa era tutto sulla ferrovia transiberiana. Spero che questo video vi sia stato utile. Magari se qualcuno di voi l'ha fatto, scrivetemi magari vostre testimonianze, cosa, come è andato, cosa ne pensate. E se vi piace questo tipo di video, mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere le novità. E lasciate anche magari un commento, appunto, cosa ne pensate e che altri video invernali volete vedere. E poi comunque continuiamo con le repubbliche anche della Russia, che è molto, è una cosa super interessante. Vi auguro buona giornata, spasibo e da svidaniya. Так, пойдем видео рецепты записывать.